Un saluto a tutti gli amici di appsparadise.it. Quest'oggi, ringraziando l'ufficio stampa Nokia Italia, siamo in compagnia del Nokia Lumia 630 per effettuare il nostro video unboxing. Insieme a questa scatola, Nokia ci ha anche inviato a sorpresa questi due accessori che andremo a testare nei prossimi giorni, quindi aspettatevi anche le loro video recensioni. Andiamo a toglierli perché non è questo il loro momento. Video unboxing dove vediamo subito una scatola diversa dalle confezioni che in precedenza Nokia utilizzava per i suoi terminali con Windows Phone. Vedete, questa è la confezione dove nella parte frontale abbiamo una foto del terminale, lateralmente abbiamo l'indicazione sul nome e del colore del terminale, verde nel nostro caso. Dietro abbiamo poche indicazioni con una foto del terminale. La confezione si apre in questo modo, quindi a trascinamento, e giustamente l'abbiamo o aperto o chiuso al contrario probabilmente. Qua abbiamo il terminale Nokia Lumia 630, dove qua abbiamo uno sportellino dove racchiude l'alimentatore da parete connesso, quindi non abbiamo il cavo staccato dall'alimentatore, e non abbiamo le cuffie all'interno del terminale. Abbiamo qua il telefono che andiamo a vedere dopo. Abbiamo una guida rapida, molto sottile, dove probabilmente molti non la leggeranno, ma può essere interessante per capire i varie informazioni sul telefono. E abbiamo anche una batteria. La batteria andiamo a leggere qua sopra, da 1830 mAh. Questo è il terminale, che andiamo intanto anche ad aprire per inserire la batteria. Vedete, bisogna fare una pressione qua sul lato e tenere premuto qua. Vediamo se ci riusciamo, altrimenti stopperemo il video. Ecco fatto. Quindi comunque solida, non è facilissima da mettere. Andiamo ad inserirla. Ecco qua. Abbiamo inoltre qua lo slot per la SIM e qua lo slot per la micro SD per espandere gli 8 GB già presenti nel terminale. Questa è la versione mono SIM, esiste anche una versione poi dual SIM del terminale. Andiamo ad avvicinarvelo un attimo all'inquadratura. Abbiamo in basso a destra invece l'altoparlante, questo qua, dove qua abbiamo solamente un forellino. Andiamo a chiudere la cover. Ecco fatto. A cover chiusa il telefono è veramente molto solido. Andiamo a togliere anche la pellicola qua nella parte posteriore. Dal vetro Gorilla Glass 3, e andiamo a metterla qua senza possibilmente accartocciarla. Questo è il display, il terminale. Allora, nel retro abbiamo una fotocamera da 5 megapixel con autofocus, senza LED flash, che registra video a 720p. Sotto, come già detto, abbiamo l'altoparlante. Sul lato sinistro abbiamo pulsanti di accensione e spegnimento, blocco sblocco, un pochettino più basso rispetto agli altri terminali che abbiamo visto finora, che sono abbastanza morbidi da cliccare. Bilanciere del volume, nella parte superiore abbiamo il jack audio da 3,5. Sul lato sinistro non abbiamo assolutamente nulla, sotto abbiamo la porta micro USB 2.0 come già detto. Nella parte frontale abbiamo un display da 4.5 pollici, appunto 854x480 pixel, ed è un IPS con una densità di pixel di 221 pixel per pollice. Abbiamo una lunghezza di 169,5, una larghezza di 66,7, uno spessore di 9,7 mm per 134 grammi, quindi veramente molto, abbastanza leggero. Processore al suo interno è uno Snapdragon 400, scusate, quindi quad core, da 1.2 GHz, 512 MB di memoria RAM, espandibile, come già detto,
con micro SD la memoria di massa da 8 GB e l'espansione massima dell'SD. La cosa particolare è che è espandibile con un quantitativo fino a 128 GB. Inoltre possiamo apprezzare che il terminale al tatto è veramente veramente ottimo, non è liscio come ad esempio 625 che ci poteva sfuggire di mano, è un bel effetto, non è ruvido, però è veramente bello 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 al tatto. Andiamo a togliere anche questa pellicola, andiamo a appiccicare qua, bello al tatto, convince, i pulsanti sono a display. Qua sopra, vabbè, abbiamo la capsula auricolare, qua sotto abbiamo un microfono, un terminale che convince proveremo nei prossimi giorni. Bello anche il fatto che è leggermente squadrato ai lati, però a tenerlo in mano non è affatto male. Anche e soprattutto il fatto che è squadrato potrebbe dare qualche problema alla presa nel caso in cui magari il telefono fosse grosso, ma siccome non è molto grosso si tiene abbastanza solidamente in mano, quindi assolutamente buona la presa, belli materiali per un terminale che a primo impatto è veramente molto bello. Ricordo i colori disponibili, che sono arancione fluo, simile a questo. Abbiamo anche un giallo, un bianco e un nero. Mi ero dimenticato di dirvi che la GPU è al suo interno l'Adreno 305, Bluetooth, Wi-Fi, non vi è l'NFC. Quindi ci vediamo nei prossimi video con i vari test che effettueremo su questo terminale e sui suoi accessori. Quindi un saluto da Sergio per AppsParadise.it.